Termina in pareggio la sfida del Villa De Massimi tra il Grifone Monteverde e l'Alba Longa. Dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio per il gol di Lauro, i padroni casa riescono a riequilibrare il match soltanto all'ultimo respiro, con il colpo di testa di Lupini che regala il terzo pareggio consecutivo all'11 rosso-blu. Dopo un'iniziale fase di studio, la prima occasione della sfida arriva al 13° minuto, con il colpo di testa sul fondo di Capitan Pietro Marchi, arrivato sugli sviluppi di un calcio di punizione. Pochi istanti più tardi, Luberti riesce a deviare verso la porta un traversone dalla sinistra, la sua incornata però viene bloccata da Mena. Inizio di gara decisamente migliore per i padroni di casa, che saranno ancora una volta pericolosi grazie all'incornata del suo numero 7, servito in aria da Cecchini. Conclusione terminata alta sopra la traversa. A passare in vantaggio però sono gli ospiti al 21° minuto. Destini pesca di Lauro, che controlla la sfera prima di freddare in diagonale un incolpevole d'amico, settimo gol stagionale per il bomber dell'Alba Longa. Padroni di casa che non si lasciano spaventare dal sorpasso avversario, sfiorando il pari dopo appena 3 minuti, con la conclusione direttamente da calcio punizione dei Pallotti, che si stampa clamorosamente sulla traversa. Prima del duplice fischio, Cesaritti prova la grande conclusione del destro, bloccata con sicurezza all'estremo difensore ospite. Secondi 40 minuti di gioco che si aprono il tiro dalla distanza scagliato da Di Lauro, arrivato al termine di una percussione del centravanti di Magro, conclusione con un inquadro allo specchio della porta. Rosso blu che rispondono direttamente al calcio da fermo, con il tentativo da parte Pallotti che non impensierisce il portiere, terminando la sua corsa sul fondo. Ancora più pericolosa la galoppata sulla destra di Marinangeli, che una volta giunto in area di rigore lascia partire un cross insidiosissimo sul quale nessun compagno riesce ad intervenire per il tappo invincente. Passata la metà della ripresa, Manfredini lascia partire una gran botta da distanza, deviata in calcio d'angolo da Mino. Nonostante i continui attacchi dei padroni di casa, l'11 di Castelli sfiora da doppio al 27°, quando Di Lauro ha una buona occasione per calciare la posizione defilata, ma il suo tentativo viene bloccato a terra da D'Amico. Pressione del Grifone, che si fa ancora più intensa negli ultimi 10 minuti di gara, con i ragazzi di Maestrello che vanno un passo dal pareggio con la gira di Goncu, che impatta il palo alla destra del portiere. Gol per i padroni di casa, crea comunque il photo finish. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da destra, Lupini spetta ben alto di tutti depositando la sfera con un colpo di testa che si infila nell'angolino, evitando così la seconda sconfitta stagionale per il rosso-blu, non ti ha risultato un punto alla terza posizione in classifica.